Buongiorno cari amici. Oggi condividerò con voi la riflessione fatta dal pastore David Ferraro su un versetto bellissimo che si trova in Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, e dice: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo è un versetto molto conosciuto che si trova nella lettera che Gesù scrive alla chiesa di Laodicea. Per secoli i cristiani hanno amato questa dolce e affettuosa immagine creata da questo versetto. Analizziamo brevemente le cinque parti del nostro testo. Io sto alla porta e busso. Gesù non è lontano da noi, anzi, è proprio alla porta del nostro cuore. I cristiani credono che Dio è intensamente interessato ad ognuno di noi. È vero che Gesù bussa alla porta della chiesa di Laodicea, ma qui sembra che Gesù si avvicini a noi individualmente. Dio è intensamente interessato ad ognuno di noi e lo Spirito trova il modo di bussare al nostro cuore. Se qualcuno ode la mia voce, Gesù parla, egli fa sentire la sua voce. Egli ci fa capire che è reale e presente. La questione è: ma noi ascoltiamo? Facciamo silenzio in noi e intorno a noi? Riusciamo a spegnere televisori e cellulari per prestare ascolto alla dolce e sommessa voce del Signore? Il Signore non si impone urlando e minacciando. E apre la porta. Questa è una frase delicata perché siamo liberi di aprire la porta o no? La maniglia è dalla nostra parte. Dio non impone la sua presenza e rispetta le nostre scelte. Sta a noi decidere se creare spazio per la presenza di Dio nella nostra vita. Molti oggi decidono di non aprire la porta, ma chi lo fa si prepara ad un'esperienza meravigliosa. Io entrerò da Lui. Ha luogo un piacevole incontro. Scopriamo che la persona davanti a noi è veramente speciale. Gesù inizia ad ascoltare la nostra storia. Nasce un'amicizia. Scopriamo che Gesù può diventare un amico meraviglioso. Iniziamo a gioire della presenza di Dio nella nostra vita. Ad un tratto non ci sentiamo più soli. Rapidamente proviamo una pace e una serenità incredibili. Ceneremo insieme. In tutte le culture, il cibo e il mangiare insieme hanno un'importanza enorme. In attesa di consumare in cielo il meraviglioso pasto con l'agnello di Dio, possiamo goderci la rassicurante, piacevole, dolce presenza di Dio alla nostra tavola spirituale. Come ha detto recentemente un membro della mia chiesa, Dio ha le maniere di un gentiluomo che si propone, si offre, che non si impone e che ci offre un'esperienza spirituale straordinaria. Gesù, scusaci se non abbiamo sempre aperto la nostra porta. Oggi entra nel nostro cuore e facci compagnia per il resto della nostra vita. Amen.